La parola castello deriva da castellum, diminutivo di castrum, che significa luogo fortificato. I primi castelli erano formati da una torre di legno a più piani con una stanza per ogni piano e costruiti su un'altura e circondati da una palizzata di legno. Col tempo però i signori feudali capirono che strutture in pietra erano più sicure. Si trattava però sempre di case a più piani con una sola stanza per ogni piano, chiamate case torri. Le case torri, che erano la casa del signore, della sua famiglia e della servitù, con il tempo cominciarono ad essere costruite prevalentemente a pianta rettangolare e ad essere fortificate, divenendo più grandi e più sicure, insomma, delle vere e proprie fortezze. Questa struttura prende il nome di mastio, maschio o dongione. All'edificio si poteva accedere solo con una scala di legno, che veniva tolta in caso di assedio. Per essere inespugnabile, il mastio aveva bisogno di una cinta muraria con una sola entrata principale, il camminamento di ronda, le feritoie e la merlatura. L'ingresso principale della cinta muraria era disallineato rispetto all'ingresso principale del mastio, così i nemici, una volta entrati, dovevano girarlo. All'interno delle mura, nella corte, potevano esserci magazzini e laboratori, stalle, orti ed un pozzo, che rendevano il castello autosufficiente. Per difendere l'ingresso principale si poteva aggiungere un corpo di guardia che spesso aveva una doppia sella cinesca per poter intrappolare i nemici all'interno. Alcuni castelli possedevano anche un ponte levatoio che poteva essere costruito sopra un fossato pieno d'acqua. Agli angoli della cinta muraria si potevano aggiungere delle torri quadrate con delle feritoie. Le torri quadrate però erano molto deboli sugli spigoli se colpite da catapulte. Si iniziarono così a costruire torri prima ottagonali e poi circolari. Queste ultime avevano infinite angolature di tiro ed erano molto più resistenti, però erano anche molto più costose. Al corpo di guardia e alle torri, nel nord Europa, veniva spesso aggiunto un camminamento di legno esterno, ottimo per far cadere sui nemici acqua bollente e pietre, più raramente olio o pece bollente. Per essere davvero inespugnabile, un castello aveva bisogno di una doppia cinta muraria. Con l'invenzione delle armi da fuoco, però, i castelli persero la loro funzione difensiva. Castello deriva da castello. Bello.